Yugi a tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi siamo qui con una nuova puntata del Market Watch. A questo giro per andarci a vedere un po' i prezzi in prevendita di Rage of the Abyss e alcune cartine che sono salite proprio a causa di questo set, insieme poi a roba random che è salita, ma vabbè, quella ci arriveremo alla fine. Ovviamente però ragazzi, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto proprio di Rage of the Abyss, perché ragazzi... lì dentro ci potrebbe essere una piccolissima carta che vale 140 euro, ve la butto lì. Un po' di gambling, ragazzi, mi sembra necessario per questo set. Quindi, ovviamente, se volete supportarmi e avere un piccolo sconto, trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa, ragazzi, per Jackstore, il miglior negozio, ragazzi, per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese di Yu-Gi-Oh! E di One Piece, insieme poi a tanta altra roba esotica che ha sullo store. Quindi... anche per quello, referral link e codice sconto sempre qua sotto. In più, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball e One Piece, e l'Orcana ovviamente, trovate il link di Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è roba interessante se ne può parlare. Detto questo, andiamoci a vedere il set. Allora Erens, partiamo da te. Tu cosa ne pensi di questo set prima di andarlo a vedere? Mettiamola così. Allora, a me il set piace molto. Ho guardato qualche sbustata uscita oggi ufficiale Konami e devo dire che il fatto che abbiano fatto tutte le robe belle secret è una cosa bellissima. Erens, una cosa dovevi dire. Hai comprato due case. Hai già speso 1000 X euro per comprare già Rage of the Abyss. Ho già speso 1500 euro per Rage of the Abyss. Bravo, oh, questo volevamo sapere. Volevamo sapere quanti denari hai dato già a qualche azienda per... Pochi, perché il minimo devono essere 4 casse. Sì. Guarda, questo è quello che mi è rimasto, Sono 4,50 euro, adesso non vorrei dire, Però... E sono quelli che ti hanno dato oggi sotto il Pontos? Sì, proprio quelli. Quelli, stavo lì seduto, è passato un passante, ha detto, guarda, sto povero disgraziato, qualcosina bisogna dargli. Questi sono i soldi che mi sono rimasti dopo l'acquisto delle medusine, ma andremo un attimo a vedere il motivo per cui io le ho già acquistate. Ovviamente, ragazzi, qua non ci sono ancora le quarter, perché ovviamente non sono state ancora spoilerate, visto che non sono state trovate, quindi... è un po' tutto un dire, anche se una mezza idea già me la sono fatta. Andiamo a vedere effettivamente quanto quanto costa. Allora, attualmente sul grafico di Car Market non ci sono dati di vendita ed è molto strano, visto che secondo me qualche playset è partito, perché stamattina ero al lavoro e mentre facevo il mio ovviamente lavoro, stavo facendo il mio lavoro, mi è caduto l'occhio un attimo sul cellulare e su Car Market, che stranamente era aperto, proprio su Fuwaros, incredibile. E vedevo che comunque ce n'erano un 12 per a 120 euro, un paio di playset a 125 e poi 140. Ho detto, vabbè, aspettiamo un po', vediamo se cala nei prossimi giorni, compriamoci poi la carta al minimo disponibile, perché sinceramente 140 euro per una carta del genere, cioè 120 euro all'epoca, non mandava a spenderli. Il problema di fondo è che a un certo punto nella linea temporale di questa mattina ho deciso di riaprire Fuwaros per vedere se... questa cosa cosa cazzo c'entra col Market Watch? Volevo raccontare la mia esperienza con Fuwaros. Non è un video su Twitch, non è una live, quello lo puoi raccontare in una live. No, voglio... poi pago troppo il videomaker. Voglio raccontare la mia esperienza, perché mi sento un po' a disagio. L'esperienza è questa. Cappello, cazzo, sto guardando un video, visto che Flower lo sta salendo. Oh, le ho messi carrello a 120. Figa, sta a 150. Li ho comprati. Ecco com'è andata. Sì, ragazzi, è finita un po' così. Ho visto che era l'unico playset umano, perché era poi arrivato a 140. Ho detto, vabbè, piamoli. Oh, alla peggio. Non credo scenda a meno di 100. No, va bene. E quindi, vabbè, Fuwaros ce l'ho. Mi sembra un po' tanto, non vorrei dire, Comunque è una carta mermail. I supporti sono buoni. Non mi aspettavo venisse a costare così tanto. Siamo in prevendita e non credo farà la stessa fine di Fuwaros, che rimarrà lì. Penso sarà una carta almeno 25, 28, 30. Sì, diciamo che c'è uno che ha abbassato i prezzi due volte. Questa è una carta da 20, 25 euro. Allora, poi abbiamo anche la Spell Primit, che di base non pensavo venisse a costare così tanto. Ok, vabbè, il fatto che sia secret, però... minchia. Vabbè. Comunque, ragazzi, non ci sono ancora prezzi di vendita, quindi... prezzi potrebbero calare. Andando avanti abbiamo dei supporti carini, che sono quelli Mimigul, che poi hanno influenzato anche le carte vecchie. Sono dei supporti veri, è un mazzo. E ok. Poi abbiamo Heart of the Blue Eyes, che ragazzi, no,
questo non ha senso. Sto prezzo non ha senso. È un Blue Eyes di merda, che non è neanche per Blue Eyes, ok. Poi abbiamo Dominus Impulse. Vabbè, questa è carina, questa negazione. Però, boh, anche questo, cioè... Ragazzi, cioè, se i prezzi si stanziano su queste cifre, è un set folle, ma non è possibile. Cioè, tutta sta roba calerà. Questa è una carta da 20 euro. Poi vabbè, abbiamo la Spell Mimigul, Poseidra, poi anche la roba Six, ragazzi. Sheen, parliamoci chiaro, Sheen non può costare 12 euro. Cioè, potrebbe fare la fine di Dice Worm, che fa la fine del piccolo JD che si assesta sui 10 euro, però una carta. Cioè, il resto di Dice Worm non sta niente. La nuova Minerva sta tipo a 2 euro. Quindi, ok, mi posso accollare che lo Sheen stia a 11 euro, ma tutto il resto, cioè, dobbiamo abbassare un po' gli standard. Poi per il resto, vabbè, abbiamo gli altri Mimigul che qua segna 2 euro, ma è un po' eccessivo, mettiamola così. Poi il resto, beh, abbiamo... E tutto il resto di super rare scende. No, allora, qua abbiamo anche la roba Zamina. Il problema... No, la roba Zamina è caricata. Mi sembrava strano. Perché metteva NA. Il fatto che, allora, Azamina, da una parte è un reparto forte, dall'altra non ha avuto delle rarità altissime. Ci sono due ultra, se non ricordo male, e poi super o comuni. Quindi, cioè, quello che costa saranno loro due. Se come il mio case di Darkwing Blast, mi sono usciti due Ferrir e due Unicorn. Ed è un problema, perché in X pacchi non ne possono uscire due e due. Però, cioè, perché ultra da 20 euro le ho viste in passato. Dipende tutto da come si stanziano i prezzi. Andiamo alle carte Mimigul, che... Praticamente due sono le carte che sono salite, che sono le uniche due carte ultra, perché se non ricordo male il resto sono super. Cioè sono due ultra e tutte super. Il Mimigul Dungeon è attualmente a playset inizia a costicchiare. È una carta da 8,40€ almeno. È una carta che almeno 8-9 euro è andata a pagare. È stessa cosa... In America è arrivato a $16, quindi... Non... Fortunatamente non siamo gli americani, perché diciamo... Teniamo l'occhio. Sì. Ma sai cos'è la questione? È che gli americani succede una minima cosa, minima, la carta schizza, la minima, poi ci si rendono conto di aver fatto una cazzata. Però io ricordo tempo addietro quando una certa carta, di cui non farò il nome e che andremo a vedere dopo, si ipotizzava la possibile sban, era salita a prezzi insensati, E poi si è riabbassata perché ovviamente non era proprio lo specchio della realtà. Infatti non è stata sbandita. Ma a questo giro potrebbero cambiare un po' le cose, Oltre ai Mimigul abbiamo un'altra cartina carina, ovvero Prometeica. Prometeica verrà ristampata in Bonanza. Però fino a Bonanza questa carta è utile per Fire King, visto che è uscito il supporto nuovo che si chiama... Ecco, il Canix, non mi veniva il nome. È uscita questa, abusa di Prometeica, e quindi, da come potete vedere, il grafico è leggermente in salita. Da costare 14 euro è tornata ai suoi 22. Vabbè, non è stato il picco più alto, questa carta era una carta... In inglese, in italiano... In italiano, non... in italiano siamo stronzi. 25. Cosa è successo che questa carta sta 30 euro? Sta carta... sta salendo ancora di più, incredibile. E quindi, ragazzi, anche Prometeica è salita. Vediamo la versione Starlight, così nel caso mi compro anche 16 perdi quella Starlight, tanto per poterla rivendere a 100.000 euro. No, quella Starlight non frega un cazzo a nessuno, è rimasta sui 100 euro, più o meno, 100-120. 120 inizia a essere un po' tanto, però 100 euro sì. Prossima carta che ovviamente si discosta totalmente da quello che è Rage of the Abyss, Masterpiece. Ragazzi, vi ricordate del grande acquisto che ho fatto di Masterpiece tanti anni fa? Oramai ho più di 25 Masterpiece in... in italiano. Sì, da set differenti, tutti italiani. In prima o Unlimited e o da pacco da Teen che usciva da MP17. Abbiamo visto nell'ultima banned giapponese che questa carta è stata sbandita. Tornerà anche da noi? Se sente puzza. Quindi ovviamente questa carta è leggermente salita dai suoi 17, è arrivata a 20 euro in italiano. Rimettiamo Maxia 1? No, facciamo piuttosto quella cazzo di medusina di merda, facciamo... di tipo vento che incula tutti. Facciamo due Max C invece di uno solo. Ne facciamo due Max C, facciamone due, è più forti l'uno dell'altro. Ragazzi, io ce l'ho da store, non vedo l'ora di poterle rigiocare. Prima o poi succederà, lo so. Dragonzella Camera. Perché ho messo il reparto Dragonzella, ragazzi? È stato... a parte che sono delle top incredibili. Ma vabbè, non c'entra niente. Cucina mia moglie. Poi,
Detto questo, hanno annunciato in un set giapponese che si chiama Quarter Century qualcosa dei nuovi supporti Orcust e Dragon Maid. Gli Orcust ovviamente non li andremo a vedere perché non mi interessa guardarli adesso, soprattutto perché quella che doveva effettivamente salire è salita ed è stata reprintata. Mentre il Dragon Maid hanno un problema, ovvero So Secret e la ristampa risale alla Gold, la prima Gold. E la Gold non è economica. La Gold costa quasi più della Secret. Quindi attualmente montarsi un mazzo Dragon Maid low budget, Gold, brutto come la fame, solo il reparto, lo pagate 100 euro. Andiamo avanti, abbiamo cucina. Cucina, ragazzi, chi non si chiaverebbe cucina? Tutti. Ma ovviamente qua non stiamo parlando dei nostri gusti a livello delle ragazze, ma di quanto le carte stanno effettivamente salendo. Questa carta, avendo avuto una sola reprint, costa la bellezza di 15 euro CAD in italiano a playset, ma la versione gold, che fa sboccare a tutti, non costa poco, perché guardate un po' sto bel playset, 7,40 euro, ragazzi, 7,40 euro per sto schifo gold. Cioè io ci avevo tutto il mazzo gold, l'ho messo su Facebook, quando ho chiesto la cifra mi hanno riso contro, l'ho caricato sul market, l'ho venduta Insta subito. Andiamo avanti, abbiamo infermiera. Infermiera è quella un po' così, sta a 4,45 euro attualmente. Il grafico non è ancora salito, ragazzi, perché i supporti non sono stati annunciati, però c'è un'alternative art della fusione, di quella grossa. Ah sì, di Dragon Maid governante. Sì, governante, esiste l'alternative art. Ovviamente, probabilmente in quel set verrà stampata, cioè quando noi avremo quella carta, perché in Giappone già esiste, avremo insieme anche i supporti. Oh, lo Stota, questo costa perché non c'ha reprint, guardate, non ce l'ha e quindi sta così. È questo il problema. Ovviamente quando verranno annunciati i supporti sarà base hyper 100-100, perché ovviamente non ha reprint, cosa che ovviamente non è successa per Sei Samurai, che ovviamente ce l'ha. È interessante, vedremo cosa succederà, tanto che probabilmente nelle prossime settimane verrà spoilerato il set, scopriremo quelle carte. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate del Rota, principalmente, perché ragazzi, comprare un playset di una carta a 380 euro fa male. Voglio giocare Barriera di Ghiaccio alla massima potenza all'ICS. Sono un idiota? Può essere. Vediamo. Come andrà? Io sto testando, ma vabbè, questo non c'entra niente. Comunque fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di Rota, del prezzo delle carte e ovviamente se comprerete le singole o i box. Tutto qua. Detto questo ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!